siamo allenati molto per darti tutto questo. Una spettacolare esperienza di gioco su tutti gli sport. Scopri Intralot.it, anche nella tua agenzia di fiducia. Intralot, vincenti si diventa. Buonasera, 19 e 14 minuti primi, ben ritrovati amici telespettatori di Fuori Aria Calcio, di Italia Mia. Questa sera eravamo indecisi con Massimo, con Valentina, se andare in onda. Alle 13, come sapete tutti, è ritornato nella casa del Signore un grande campione, un grande calciatore, parliamo di Davide Astori. Questa sera Fuori Aria Calcio è venuta a trovarci una scuola calcio simpaticissima di un mio grande amico Gigi Dolciame, ma con noi questa sera qui a mio fianco, tra poco vedremo anche Gigi Dolciame, c'è il mister dei 2004 se non sbaglio. Sì, giusto. Buonasera. Nome e cognome? Sono Bartolo Spenuso. Me l'ha ripetuto 3 volte prima di andare in diretta, comunque scherzi a parte, parleremo di questa bellissima realtà. Grazie Valentina, buonasera, per essere qui con noi, Francesco, come sempre. Buonasera a tutti, che fantastico pubblico abbiamo questa sera, bellissimo. Sono curioso, vicino a te c'è questo bimbo, come ti chiami? Luciano Russo.
Luciano Russo, che ruolo fai? Attaccante. Mi hanno detto che sei scarso. Mm. Scarso? Qua è il tuo mister. Me l'ha detto che sei scarso. Mm. No, Il mister ha detto proprio sei scarso proprio. E tengo Gigi Nobel. Scherzi a parte, voi facciamo un applauso a questo campioncino e a tutta la scuola calcio del Real Carditello. Allora, noi ci vediamo un pizzico di pubblicità e vi presentiamo il parterre di questa sera. A tra poco. Molto per darti tutto questo. Una spettacolare esperienza di gioco su tutti gli sport. Scopri Intralot.it anche nella tua agenzia di fiducia. Intralot, vincenti si diventa. Allora, eccoci ritornati in diretta, sempre con Fuori Aria Calcio. Valentina, direi di conoscere il parterre di questa sera. Iniziamo dalla mia destra o da me? Iniziamo dalla nostra sinistra. Va, dalla tua sinistra. Oggi ha fatto una corsa incredibile, stanco, sta venendo proprio da Firenze o da Venezia, mi pare. Da Firenze. Il nostro opinionista, Max Lombardi. Buonasera, buonasera. Le multe le paghi tu, Le multe le pago io, sicuramente. Anzi, facciamo pagare a un'altra persona che conosco qui, che è arrivata in ritardo. Il nostro grande mister Gianni D'Alessio, ben ritornato. Buonasera. Cambiamo fascia, sulla fascia destra, è qui con noi il... Io lo definisco... Intanto è il mister dei record, perché detiene il record europeo
per, se non sbaglio, meno sconfitte. Sì, sì. Come meno sconfitte è stata la Domenica Sportiva, è stata Sky Sport TG24, è stato attenzionato da TG giapponesi, orientale, Al Jazeera. Pensate un po', Gigi Squillante! Buonasera, buonasera. Un altro mister vulcanico, questa sera abbiamo scelto proprio Etna, Vesuvio, di tutto il top del top, come sempre, a Fuori Aria Calcio, Gianni Masecchia. Buonasera, buonasera a te. Ritrovo dopo tanto tempo un mio vecchio amico, è stato un grande calciatore, oggi è un grande istruttore di giovani calciatori. Facciamo prima a dire dove non ha giocato che dove ha giocato, Gigi Dolciame. Buonasera. Presidente della Scuola Calcio Real Carbitello, che abbiamo appena visto, ma che dopo conosceremo i ragazzini, conosceremo i papà che stanno alla nostra sinistra in punizione e conosceremo le mamme che stanno alla nostra destra dello maschi studio. Maschi contro femmine. Ma perché questa divisione non abbiamo mischiato? Secondo me questa è dipesa dalle donne. Sì. Sicuramente, perché comandano sempre loro. Le stiamo vedendo in regia, ma facciamo un applauso alle mamme, dai, i papà sono tristi. Ma che si apparte. I papà li vedo tristi, li vedo. Sì, li vedo proprio tristi. Regia, mi inquadrate uno dei papà a casa? Quello là col giubbotto blu, quello con gli occhiali, simpaticissimo. Comunque, grazie per essere venuti qua questa sera. Valentina, vogliamo ricordare il numero di SMS per interagire con noi? 388 12 45 459. La regia già ce lo manda, lo sa a memoria, hai visto? Un applauso. Comunque, allora, direi di... Se la regia ci puoi mandare la schermata dei risultati girone I. Partiamo dalla girone I e non dal girone H. Invertiamo, visto che abbiamo qui Gigi Squillante. Tra poco avremo anche il filmato di Ebolitana Ciriale. C'è Massimo Decimo Meridio stasera, quindi dobbiamo partire per forza a girone I. Ma il professore mi deve spiegare. Io generale, professore. Questo è un condottiero. No, ma comunque è professore. Non ci scordiamo che è un insegnante, è un professore. Per cui va non lo diciamo tanto per dire. Siete troppo buoni. Comunque... Girone I, sì, girone sì, I, se sì, vogliamo vedere i risultati del girone I, la grafica di questo girone, hai capovolto una situazione e vorrei capire come. Oggi è stato veramente una gran partita. No, insomma, alla fine io dico sempre che il calcio è un gioco di posizioni. Noi il primo quarto d'ora non è che non stavamo in posizione in base al pallone, non siamo proprio scesi in campo, quindi stavamo ancora negli spogliatoi, per cui stavamo al ristorante, bravo Massimo, quindi di conseguenza se questi sono gli approcci poi è giusto che tu prendi delle scoppole. Abbiamo preso il primo gol inspiegabile, ma poi alla fine abbiamo cominciato a giocare un poco, diciamo, da ercolanese e il portiere ha fatto delle gran parate. Avevo chiesto poi alla squadra tra primo e secondo tempo, di solito si dicono i panni sporchi si lavano in famiglia, la mia è una famiglia molto allargata, quindi per cui alla fine ho detto cerchiamo di non prendere il secondo gol e loro sono stati bravi, dopo un minuto abbiamo preso il secondo gol. Però poi proprio alla perfezione, questo è il calcio, il bello del calcio, però poi a maggior ragione dopo si sono viste grandi giocate, hanno cominciato a giocare da ercolanese e la partita è stata capovolta. Allora, intanto tra poco vedremo i risultati della girone I di Serie D. L'ercolanese, come abbiamo detto, ha vinto per 3-2. L'ebolitana si impone contro il mio Acireale, tra poco vedremo anche le immagini. Igea Virtus Troina 1-2. Questa è stata un'altra importante vittoria. Isola Caporizzuto Gela 1-5. Pacheco Portici non disputata, appunto. Palmese Gelbison 1-1. San Cataldese Cittanovese 1-0. Palazzolo Nocerina 0-2. Vibonese Messina 2-0. Allora, io a questo punto partirei appunto Ebolitana Acireale, che abbiamo il filmato. E dopo ritorneremo di nuovo sulla partita di Gigi Squillante. Eccola qui, tra poco la vedremo nelle immagini. Questa è Ebolitana di Alfonso Pepe che si impone con appunto la squadra Granata. Una squadra Granata che è in piena crisi, autogestione. Tu l'hai affrontata domenica scorsa. Comunque è una squadra che gioca a calcio.
importante, diciamo, vittoria dell'Ebolitana, perché era anche un buon allenatore. Ha un grande Infantino, tecnico, sia Piero Infantino ma sia Alfonso Pepe. Allora, Massimo Lombardi, 2-0, tra poco vedremo appunto le immagini. Se Gigi ci manda, eccole qui le immagini di Ebolitana. Si giocava sul neutro di Campagna, eccole qui, a porte chiuse, qui l'abbraccio tra Pepe e Infantino, vediamo le immagini. Motivo, questa... francese? Ordine pubblico, tifosi? Motivo, no, motivo perché il Disseu non era disponibile per le forti piogge cadute in questi giorni, per cui si è dovuto ripiegare su... Poi era nato anche un discorso che la Cidiale chiedeva di giocare, di spostare l'evento, proprio perché i giocatori dovevano andare a votare, però non è stato possibile. La Lega se ne è lavate le mani, ha detto decidete voi società cosa volete fare, l'Ebolitana ha detto no. Eccolo qui, minuto di silenzio per il giocatore Astori che è scomparso oggi. Certo... È una notizia veramente bruttissima quella di Astori. Gianni. Al di là ora del personaggio del calciatore, del personaggio pubblico, dispiace quando viene a mancare un ragazzo di 30 anni, ora a prescindere che sia un calciatore, perché tutti sappiamo che prima o poi dovremo abbandonare questa terra, però non immagini che all'età di 20-30 anni sia questo il momento opportuno. Intanto abbiamo visto il gol dell'1-0. Errore, un grandissimo errore del portiere. Preso gol sul suo palo. Sì, abbiamo visto, si è concluso il primo tempo con il risultato di 1-0. Una partita, Gianni, veramente triste. Cioè io ho seguito quasi da camomilla, Masecchia. Brutta partita. Bruttissima proprio, veramente. Ma se ne vendono spesso di queste partite, tranne quelle là di Gigi Squillante che sono scoppiettanti proprio, che ti cambia il risultato. Ma anche questo è anche dovuto a non ti fanno lavorare tanto per il gioco, perché tu qua non hai tempo per dimostrare qualcosa o a qualcuno o chi per essi. Quindi trovare una squadra che ha delle idee dove tu qui è il 2-0, hai bisogno quello che stiamo di vedendo tempo, adesso è gol del 2-0, altra ingenuità difensiva. Poi, quello è il problema. Poi c'è gente che lavora di più sul campo, non per chi sia presente, eppure Gianni che c'è una stima. Lo sa il mio amico D'Alessio, vedere le squadre di Squillante, il suo 4-3-3, oggi veramente è uno spettacolo, ma non è stato solo oggi, è stato da sempre. È difficile chi possa trovare una giornata storta, deve essere poi una giornata storta, però quando uno ha idee puoi giocare anche male o non fai il risultato, ma comunque ha dimostrato sempre di mettere una squadra dove tu vedi, dove c'è la mano dell'allenatore. Si sembrava un po' finito Squillante come allenatore, sembrava un po' finito. Quando? Ma io credo che il maestro è un po' è sembrato un po' finito. Gianni D'Alessio, sei d'accordo su questa tesi? Allora, sembrava un po' finito Squillante. Sembrava, a questo punto sembrava. Perché non me ne vogliano. No, perché non me ne vogliano. Solo questo. Solo, scusami, Squillante si ama o si odia? No, vai avanti, un poco come me. Perché non me ne voglia l'Ercolanese. Grandissima società, ho una grande stima per il direttore e il presidente, ma l'Ercolanese, con tutto rispetto, sulla carta sicuramente quello che sta facendo è, sta facendo molto di più delle aspettative. Io rispetto i giocatori, perché ragazzi eccezionali, però io credo che Squillante avrei voluto vedere quelle 8 partite Loazini con l'Ercolanese. Bravo. Io ti dico che oggi l'Ercolanese si stava giocando, secondo me, forse il campionato. Però secondo me sta facendo un campionato eccellente. D'Alessio, no, e Lombardi. Allora, io sono d'accordo con Facciamo con Gianni. Un applauso su questa battuta finale di Masecchia sull'Ercolanese. Sono d'accordo con Gianni, perché credo che lui, quando abbia detto sembrava un po' finito, ovviamente credo che tu facevi riferimento. Si riferiva all'esonero di Gladiator. No, oppure anche a quel periodo là, oppure anche a quel piccolo ciclo di partite che hanno. Ogni squadra ha una storia a sé, parliamo che hanno condizionato. Però a prescindere da questo, credo che l'Ercolanese veramente sia per l'organico, ma parlo dei 18, no? Sia una squadra che sia la vera rivelazione del campionato. Cioè immaginare, non avrei mai immaginato vedere un Ercolanese ai primi di marzo a 5-6 punti dalla prima, perché davanti comunque ci sono degli organici importantissimi, squadre come la Nocerina, come l'Igea, come la Troina, che è una squadra come la Vibonese, che non dimentichiamo che è partita con una squadra che doveva disputare il campionato di Lega Pro. Bravo. Quindi teniamo conto che
quando viene a mancare uno o due giocatori alla Lecconese è un discorso, poi un giocatore importante come lo Azzani, ma se viene a mancare il cavallaro di turno della Nocerina, ecco, hanno sicuramente come sostituirlo nel miglior modo possibile. Sono d'accordo, d'accordo con Gianni D'Alessio. Insomma, intanto ne approfittiamo, facciamo leggere la classifica alla nostra Valentina del girone I di Serie D, vediamola. Troina 55, Vibonese 54, Nocerina 54, Igea Virtus 50, Ercolanese 48, San Cataldese 36, Gela 36, Acireale 36, Messina 35, Gelbilson 35, Cittanovese 31, Portici 27, Palmese 27, Ebolitana 27, Palazzolo 24, Roccella 24, Paceco 16, Rizzuto 12. Allora, Massimo Lombardi, restiamo con la classifica, bravo Gigi, bravissimo. Chi ti ha deluso di queste squadre dell'alta classifica? Da chi ti aspettavi di... Abbiamo parlato già l'altra volta, l'ho detto già 3 mesi fa, Gigi, questo è un girone dove la Troina è stata molto 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 brava a partire alla grande, stesso gruppo dell'anno scorso con 3-4 innesti di categoria, e ha avuto una partenza sprint. La Vibonese e la Nocerina erano le accreditate per la vittoria finale del campionato, inutile che ci ragioniamo troppo sopra, perché hanno dei giocatori, la Nocerina, Cavallaro, Longo, giocatori che fino all'anno scorso stavano in Lega Pro, quindi e poi c'è praticamente l'Ercolanese, che io l'ho detto a Gigi a novembre, lo ripeto anche in trasmissione. Bene, quello che sta facendo questo signore con questa squadra è qualcosa che va oltre il valore vero e proprio della squadra, no, perché i giocatori non sono di categoria, attenzione, però Massimo, perdonami, dobbiamo anche riconoscere che l'Ercolanese ha un presidente che sa programmare, ha un direttore sportivo come Marco Mignano, che salutiamo. L'ho detto, rispetto della società, facciamo anche un applauso al buon Marco Mignano, che non è una società che improvvisa. Io non sto parlando della società. Oggi vediamo l'Ercolanese a 48 punti e secondo me è frutto. Ed è la posizione che merita questa squadra. La posizione che questa squadra quest'anno fino ad ora ha dimostrato che è la posizione che merita. Dopo le quattro grandi del girone, che erano Vibonese, Nocerina, Igea Virtus e poi Troina. E poi ci doveva stare l'Ercolanese. È insieme a Messina e a Gela. Messina e Cireale hanno avuto problemi. Gela è partita, ma hanno avuto problemi societari. Sì, quindi queste sono società che bene o male. Però sono d'accordo. Bene o male, la Vibonese è una grossissima società, la Troina uguale. E quindi c'è l'Ercolanese con Gigi, che mai conosce questi campionati a memoria. Non mi aspettavo stare a 10 punti dai playoff. Bravissimo. Io a novembre gli ho detto: te la giocherai fino alla fine per i playoff. Lui qua è testimone. Siamo a 10 punti su, e il che. Stiamo parlando di novembre, Gigi, quindi sì. Cioè, è un lavoro fatto di equip. Marco Mignani, direttore sportivo, presidente che non gli fa mancare nulla, e lui che è un grande della categoria. No, volevo aggiungere solo una cosa, ma se chiedo scusa, io dissi, a onore del vero, e dico sempre le verità, dissi all'inizio quando mi hanno intervistato che dovevamo fare un campionato, diciamo, più della dall'altra parte della classifica, dignitoso. Certo. Sicuramente io ho avuto 8 partite che il signore Loazni, che è il capocannoniere del girone, non l'ho avuto, per cui è come accecare un occhio a Polifemo, unica punta di diamante che io tenevo, alla fine mi è venuta meno per un fallo che a mio avviso c'era cattiveria contro il Gela, si ruppe il setto nasale, sì. E quindi insomma ho dovuto recuperare, però sinceramente... Ecco, rifacendomi al nostro presidente, che è un grande, è il direttore Marco, dove effettivamente, mi dovete credere, ha azzeccato tutti gli under come lo fece in eccellenza. Lo vorrei esaltare non sugli over, perché non è facile prendere l'over, ma sugli under ha fatto un lavoro meticoloso e minuzioso, dove oggi io ho fatto dei cambi mettendo una difesa tutta giovane per poter mettere 4 attaccanti ed è venuto il risultato. D'Alessio e Lombardi. Gli under sono fondamentali, sono quelli che ti fanno vincere i campionati e te li fanno perdere. E il mio direttore sugli under è qualcosa di eccezionale. Secondo voi Ercolano città, Ercolano società, oggi, voi conoscete benissimo questa realtà, è pronta per un salto di categoria? Io penso che l'Ercolanese può andare in Lega Pro solo con la famiglia Mazzamau. Bravo. Altro non vedo. D'Alessio.
bello, sintetico. No, sintetico, io dico che probabilmente ancora un altro anno di esperienza non sarebbe negativo. Un altro anno? Un altro. Ma secchia. Sì, le qualità, il presidente Mazzamauro e la piazza penso che ce l'hanno, anche perché l'Ercolanese, come ci ricordiamo, l'ha fatta la C, è un popolo abbastanza caloroso, però io credo che sta sulla buona strada, perché secondo me potrebbe aprire un ciclo. Dolciame, conosci anche tu la piazza di Ercolano, ci hai giocato tanto tempo con... secondo te, oggi la piazza è pronta? Beh, è vero che io da parecchio non seguo l'interregionale eccellenza, però diciamo che è molto seguita come squadra. Ed infatti ci sono andato a giocare con il Pomigliano, il Real Aversa, pubblico gremito. Secondo me può ambire a qualcosa di meglio, perché comunque è sempre stata una piazza, cioè, molto seguita, quindi per me può ambire a qualcosa di più importante. Benissimo, allora a questo punto lasciamo, direi, questo girone I di Serie D, diamo uno sguardo anche al girone H di Serie D, vediamo che cosa è successo. Allora, i Corallini si impongono a San Severo, Gigi, Gianni. Allora, una partita che era quella lì che alla vigilia era molto molto complicata, ma lo era per la Turris e lo era per il San Severo. Mi fa piacere che hanno raccolto dei tre punti fondamentali, sia il mio amico Roberto Carannante che il direttore Antonio Governucci, su un campo difficilissimo, e danno continuità a quei due o tre risultati importanti ottenuti in precedenza. Gigi Squillante, Aversa in ciampa a Cerignola, trasferta difficile, Teore Grimaldi ottiene i tre punti ai danni di una campana. L'Aversa, a mio avviso, sta facendo un grossissimo campionato. In ciampa, sinceramente. È una corazzata. Perdere a Cerignola è, diciamo che è quasi la normalità, perché c'è una corazzata. Quindi. Vorrei Gigi, però Gigi voleva essere un po' buono, no, c'hanno due giocatori Longo, che costano quanto Herrera che costano quanto la Aversa Romana, come ne voglia il presidente Corvino. Io penso che alla fine il Cerignola doveva essere la squadra che doveva, insieme al Potenza, lottare bravissimo, per il campionato, bravissimo. E a mio avviso comunque alla fine l'Aversa che perde, che inciampa giustamente a Cerignola, non è così eclatante, è la Cavese che perde in casa. E poi volevo agganciarmi un attimo al discorso della Turris. La Turris è una buona squadra, io penso che fra qualche partita già è salva, se questo è l'ideale ed è l'obiettivo della piazza, perché momento, per me momento, sì, c'ha giocatori importanti. Vabbè, dobbiamo dire pure da quando è arrivato pure Governucci, comunque la stanno mettendo sulla buona strada, dai, l'hanno aggiustata, diciamo che hanno fatto dei buoni risultati, pure giocatori importanti. Però con una squadra, secondo me, oggi ha una buonissima squadra, però stanno facendo un buon lavoro. Cavese, Picerno, Lombardi. Cavese, Picerno, questa è la sorpresa della giornata, perché a Cavese con il Potenza, con il Cerignola, sono le squadre che praticamente erano accreditate per vincere questo campionato. E bruttissima secondo me partita, bruttissima sconfitta, perché il Potenza è andato via perché ha vinto anche a Pomigliano, quindi Massimo consenti di dirmi che il Picerno è un campo ostico, sì, dove c'è caduto il Potenza, c'è caduto, voglio dire, questo stavo dicendo, allora Picerno e Potenza non ha fatto punti, Cerignola non ha fatto punti. Il Francavilla non ha fatto punti, parecchie squadre non hanno fatto punti. Però diciamo che se non succede qualcosa, io penso che il campionato oggi si è chiuso. No, sì. Succede qualcosa di imponderabile, perché qua ti svegli la mattina e qualche società può succedere un terremoto. Questo credo che Potenza abbia vinto il campionato. Potenza sia come società, sia come squadra, come rosa. Dico, a volte possono succedere delle cose che. Massimo, io dico che la grande delusione di questo girone è Cerignola, perché Cerignola è una squadra stratosferica. Però è fortissima, sì, l'ho vista pure a Torre. Quindi stare 12 punti, non so, mi sembra 10 punti 12. Dietro la prima. No, sono molti punti dietro. Però quando già regia, possiamo vedere la classifica di questo girone. Non so se sei d'accordo, Gianni. La grande. Io dico che sì, sicuramente per il distacco il Cerignola ha un distacco importante per gli investimenti che ha effettuato.
Però un'altra grande delusione è la Cavese, sono d'accordo con Gianni che molto probabilmente oggi il Potenza, almeno che di casi clamorosi, abbia messo anche una pietra tombale sul campionato, ci sia la vittoria, ma non tanto oggi, dove io ritengo che la Cavese è vero che è un campo difficile, è vero che contro il Picerno poche squadre hanno fatto risultato, ma in momenti diversi. Oggi la Cavese aveva il dovere di andare e provare a vincere, poi non lo sappiamo perché noi giudichiamo un risultato e non vediamo l'immagine, ma il grande neo della Cavese è soprattutto nelle case casalinghe, nelle partite casalinghe. Bravo. C'è il perdere contro il Manfredonio, il perdere contro anche il se è una mia sensazione, la Cavese tramite i playoff l'anno prossimo sarà una ripescata in Lega Pro. Io non cioè, questo poi sono altri discorsi, il percorso della Cavese. La nostra regia, se invece di vedere i risultati ci fate vedere un attimino la classifica di questo girone H, eccolo qui, bravissimo. No, girone H, questo sì, è sì, girone H, questo è girone I. Se ci vediamo un attimino la classifica del girone H, così possiamo, eccolo qui, bravissimo il nostro Gigi. Potenza al primo posto in classifica appunto con 60 punti, prego Valentina. 65. Cavese 57, Cerignola 53, Taranto 50, Altamura 50, Gravina 44, Picerno 43, Nardò 40, Pomigliano 28, Gragnano 28, Sarnese 27, Turris 27, Francavilla 27, San Severo 25, Aversa 23, Frattese 19, Manfredonia 12, Molfetta 12. Benissimo, rimaniamo sempre con la classifica. Gigi, 65 punti per il Cavè, per il Potenza che si impone contro il Pomigliano. Masecchia, il ritorno di Nappi non è stato dei più felici. Però un mio amico ha assistito alla partita e devo dire la verità, molto fortunata oggi anche il Potenza. Ha fatto gol, mi hanno detto, su una punizione, quasi non è stato mai impegnato il portiere del Pomigliano. Quindi voglio dire, è proprio Romani, l'anno, allora, l'anno del questi del sono Potenza. Prego. No, secondo me stiamo dicendo la stessa cosa, faccio partire a lui, vai. Sono, vedi, a volte le grandi squadre, il cinismo delle grandi squadre. Sono d'accordo. Che puoi accarciare una volta in porta, fai gol, poi non lo prendi ti porti a casa un risultato fondamentale. Ma hai letto nel pensiero. La differenza degli investimenti è questa qua. Cioè, allora, io... Vabbè, ma il Pomigliano ci può stare. Due secondi. Questo è un girone difficilissimo dove si vede già che si è spaccato in due tronconi. C'è un troncone che dal fino al Nardò praticamente si giocano, diciamo, medio alta classifica, dal Pomigliano alla Frattese vanno tutti per i playout per salvarsi. Sono tantissimi. Bravissimo. Il Taranto è ritornato un'altra volta su, aveva più punti, ora sta a 50 punti. Questo è un bellissimo girone perché qua fino alla fine le pugliesi non mollano perché fanno degli investimenti importanti. Mi riallaccio al discorso di Gigi Squillante. Purtroppo negli ultimi anni, e lui è un professore, perché fa il professore a scuola, ed è un guerriero sul campo. Bravo. Purtroppo gli ultimi anni... Anche lui non capisce niente di pallone. Anche lui non capisce niente. Purtroppo gli ultimi anni la qualità tecnica e tattica delle squadre è mediocre. La differenza in questi campionati, come ha detto Gian, la fanno i singoli. Perché il Taranto e il Potenza, la Cavese e il Cerignol hanno là davanti giocatori che prendono cifre impressionanti. La partita Pomigliano ha piovuto tutta la settimana, campo diciamo che è bruttissimo, la punizione, palla in porta, finisce la partita, perché poi la differenza ci sta. Quindi questa è la differenza in questi campionati. Spesso è uno contro uno, spesso è l'errore dell'avversario, del difensore, l'attaccante esperto di fare. Forse giocare troppo bene non paga. Bravissimo, giocare troppo bene non paga. Lui quando giocava troppo bene diceva che praticamente non vinceva mai. Poi ha imparato a giocare male, però vince le campionate. Infatti gli ultimi esami sto studiando per giocare male. Io feci una metafora in una partita mia, alla fine non la vorrei ripetere perché a Gela, se prendete l'intervista, si è scatenato il putiferio. Io dissi... Stavo con una bellissima ragazza, però alla fine avevo sempre mal di stomaco. Mi ritiravo e avevo mal di pancia. Quindi voglio stare con lui, voglio stare... Una brutta. Voglio stare con una... Brutta. No, brutta. Però che alla fine... Comunque, scherzi a parte, mi capisca. Ha tirato fuori un argomento, Gigi. Allora, quando ho conosciuto Squillante, la prima volta, è stata a Sarno. Lui allenava la sua sarnese in eccellenza. Sì. Bene, lo vedevo... Io ippogrifo. Ippogrifo sarnese. Sì. Sarnese, bravo.
Pappacena mi pare che era. Sì. No, no, era c'era un'Edrizia di due o tre anni prima aveva una banda di pellegrini. Bravo, Massimo, quando andate a vincere, andate a vincere la Coppa Italia a San Paolo sui calci di rigore. Bravo, ma c'aveva una banda di pellegrini. Bravo, Massimo, bravo. Nella circostanza dissi, avevo conosciuto Squillante, sì, non gli avevo detto niente, però a me avevo detto, avevo pensato, dico, questo è un allenatore che non capisce niente di calcio. Sì, sì. Ma l'avevo pensato sul serio. Non capisci niente. Me l'avevi pure detto. È presuntuoso e gliel'ho detto pure. Bene, poi alla fine, dopo tanto tempo, i fatti invece... Il tempo è galantuomo. Il tempo è galantuomo, mi ha smentito lui a me con i fatti. Poi mi hai seguito al gladiatore. Poi ti ho seguito che al gladiatore. Non dico che cosa mi combinassi una sera, ma non fa niente. No, diciamolo. Ecco, alla fine stavamo vedendo una partita in pullman. Io era mio solito mettere il CD quando andavamo in trasferta. E stavo andando a Brindisi. E io stavo vedendo Brindisi praticamente come giocasse. Praticamente solo che c'era Manzo, che era un mio calciatore, e ci avevano dato per errore un CD vecchio. Manzo da là dietro mi però disse, diciamo, ma qua sono che, io. Diciamo che le magliette, neanche a farla apposta, era dell'anno precedente, sì, della stagione, le stesse magliette, gli stessi colori, identica. Stavamo... Solo che il tecnico nostro, invece di dare quella della settimana precedente, aveva dato quella dell'anno prima. Alla fine. Però poi vincemmo 1-0 a Brindisi. E comunque dopo. Comunque scherzi a parte, siamo usciti campionato un attimino fuori dal programma. Ma sono aneddoti che sono importanti. Queste cose sono simpatiche. No? Che io ti chiamai e dissi: scusami, ma io non mi ricordo che cosa è successo. Io stavo preparando una partita nuova con un CD vecchio. Vabbè, eppure fummo più forte del CD. Si è impiegato un anno. Gol di gatta, vincemmo 1-0 a Brindisi. Comunque scherzi a parte, allora. Veramente è questo Pomignano che invece non riesce a spuntarla, Max. È vero che aveva il potenza, voglio dire. Sicuramente non doveva fare punti. Devo essere cattivo o devo essere buono? No, tu devi essere Massimo Lombardi. Devi essere Massimo Lombardi. Vabbè, Pomignano ha fatto una squadra brutta per la categoria. Poi cambi continui di allenatore, qualche giocatore che loro l'hanno voluto aspettare. L'hanno voluto aspettare che veniva dagli infortuni, e quindi secondo me è dura forse perché... La troppa presunzione nella vita non... Allora, io parto da un presupposto, no? Cioè, essere presuntuosi nella vita... L'80-90% delle... qualcuno del calcio, chiedo scusa di interrompere il mio grande direttore Max, ma con qualche personaggio bisogna essere presuntuosi, perché qua si sta iniziando a capire un'altra cosa, che qua siamo da 40 anni in questo lavoro, non può venire il primo che mette qualche soldino e vuole offendere. Io ho grande rispetto dei presidenti quando li incontro, però se loro pensano di mortificare una vita che abbiamo lasciato, famiglie, sacrifici, e pensano di giudicarci nel nostro mestiere, devono fare i bravi, perché io rischio di non allenare, ma i presidenti devono fare i presidenti. E il calcio sta finendo proprio per questo. Dolciamo, tu oggi hai lasciato i panni di calciatore, fai anche il presidente. Dacci una risposta da presidente. Ma è un presidente calciatore, già è diverso. No, aspetta, lui è ancora più. Cioè, lui è presidente di una scuola calcio, eh. Lo so. Cioè, guardate un attimo di fronte a me tutti i giorni questo signore con chi deve avere a che fare. Che non è facile. Che non è facile. Cioè. I papà bene o male tu riesci a gestire il caffè e la cosa, ma là che gestisci? Là non gestisci niente, là non puoi gestire. Effettivamente è così. Facci capire come gestisci là. No, è vero che io quando giocavo a calcio la maggior parte stavano tutti i genitori, papà, adesso ci sono tutte mamme che poi spiego una cosa e loro ne capiscono un'altra. Bellissimo. Quindi inquadrate queste le mamme perché lo stanno, qualcuno lo guarda sorridendo, qualcuno lo guarda, ti aspettiamo fuori. Però c'è da dire che comunque fanno un sacco di sacrifici, anche loro, perché anche loro ad accompagnarli piove sotto, dobbiamo dire che non è facile. Volevo spendere solo due parole per questi ragazzi, che io c'ho una scuola calcio da 40 anni, l'Ippogrifo, quindi loro devono avere, ed è giusto che hanno un sogno, noi dobbiamo essere bravi, noi allenatori, a fargli coltivare questo sogno, che non deve sfociare in illusione per poi arrivare alla delusione. Se noi togliamo i sogni ai bambini è un casino, solo che a volte, come dice giustamente il nostro presidente caro, sognano più le mamme e i genitori che i bambini, quindi lasciamoli crescere.
al di là di tutto, loro in questa età, che è l'età più bella, devono sognare. Però ripeto, noi dobbiamo essere bravi, noi educatori, a non far sfociare questo sogno in illusioni e delusioni. Bravo. Perché si hanno delusioni importanti nel calcio. Il calcio è purtroppo è il viatico più brutto per le delusioni. Merita un applauso questo. Allora è arrivato una precisazione per te, caro Max. Il nostro amico direttore di Campania Football, Stefan Dinuzzo, dice: buonasera Francesco, voglio precisare a Max che la finale di Coppa Italia e Pogrifo Arzanese si è giocata alla Rechi e non al San Paolo. Buon proseguimento di trasmissione. Però ha vinto sempre lui. Fuori, che San Paolo sempre ha vinto. Cambiando il fattore, il prodotto locale. Perdeva 1-0, Papara di Ciccarelli 1-1. Ricordo bene. Però saluti quelle dice a San Paolo. Di Durazzano la quello è stato un miracolo sportivo, Massimo si ricorda bene. Anche tifoso del Durazzano. Avevamo giocatori, stanno facendo un libro in proposito, avevamo giocatori che stavano nelle comunità. Per cui arrivare alla Rechi quella sera contro l'Arzanese che era primo in classifica. Era primo in classifica, nessuno ci dava. Ma non avevo... Ragazzi, dobbiamo parlare di serie eccellenza. Va giusto. Allora, a questo punto direi di vedere un attimino anche la schermata dei risultati del campionato di eccellenza girone A, caro Gigi, per la regia, così ce la guardiamo un attimino con i nostri ospiti in studio. Una sorpresa Dolciame, questa fragolese che va a impattare sull'Isola 0-0, reti bianche, una veramente trasferta difficile per i rossoblù. Sì, per quanto mi concerne, la squadra di Ischia è sempre stato un campo ostico anche per la trasferta. Poi la Fragolese, vi ripeto, io non seguo l'eccellenza da tanto tempo, quindi non so cosa dire. Masecchia, questa Fragolese? Sì, ho saputo che si è giocato in certe condizioni brutte, molta nebbia, una partita strana. Però pure in questo girone io mi sento di dire che i giochi sono fatti. Tra la prima, la seconda, la terza, penso che non dovrebbe cambiare niente. La Fragolese blinderà il secondo posto. Il Casoria del nostro amico Lamanna che sta facendo una cosa... È perché ormai penso non possa arrivare più prima. Per gli investimenti. Sì, però purtroppo è arrivato prima il Savoia. No, purtroppo, perché se l'ha meritato anche il Savoia, come piazza e come tutto. Anzi, qui sono un attimino di parte, non me ne vogliono. E penso che la manna con il Casoria, l'abbiamo già detto l'altra volta, penso che stia facendo veramente un grandissimo campionato. Esatto. Allora, vediamoci i risultati. Valentina. Casoria San Giorgio 3-3, Giuliano Frattese 3-1, Mondragone Puteoliana sospesa, Piemonte Sessana 0-2, Savoia Real Forio 6-1, Mariglianese Maddalonese 1-1, Virtus Volla Monte di Procida 0-1. Benissimo, allora il Giuliano Max Lombardi. Seconda vittoria consecutiva della gestione Gargiulo. Giuliano quando ha messo Mimì Gargiulo 70 e passa anni? Penso che sì. 71. Allenatore. Cioè, ha fatto due partite, due vittorie bellissime, strepitose. Hanno giocato come sapevano. Ma aveva persa da Fragola immeritatamente. Io l'ho vista quella partita là. Per i primi 20-25 minuti la Fragolese inesistente. Poi è uscito fuori. Giuliano pure quindi... una buonissima squadra. Giuliano a dicembre ha fatto. No, Giuliano cose. A dicembre ha fatto degli acquisti importanti. Allora, però come dico sempre io, Francesco, 10 secondi e poi come dico sempre io, le società si fanno presidente, direttore sportivo, bravo, allenatore. Bravo. Basta. Non servono tre direttori, quattro magazzinieri, tre. E poi devi essere consapevole delle tue capacità. Allora, il presidente, se non capisce niente di calcio, ce ne sono tantissimi che non capiscono niente di calcio. Devono stare tranquilli, si devono fidare di una persona, il problema di oggi. Il Marco Mignano della situazione, anzi che saluto, bravo. Marco, persona eccezionale, preparato e molto molto umile, bravo. Quindi si affidano al Marco Mignano della situazione o si affidano a Gianni D'Alessio come allenatore, dice guarda io ho questo progetto, ho questa cosa, vediamo se la possiamo fare, però purtroppo i presidenti come i politici devono purtroppo di cose sottostare a delle situazioni particolari,
Il giocatore perché quello là, l'allenatore perché... Beh, il calcio di oggi, perché prima era così. Però se riescono a capire, se riescono a capire che praticamente devono fare il presidente, cioè la persona che investe e che la persona che si crea un gruppo di lavoro, come ha fatto Mazzamao, che ha creato un gruppo di lavoro importante dove ognuno sa che cosa deve fare, i risultati arrivano. L'Ercolanese sta dicendo parole sante. L'Ercolanese, i risultati sono arrivati. Perché non si può interrompere. Promozione vittoria del campionato, eccellenza vittoria del campionato. Quindi spesso essere presuntuosi, Francesco, in alcuni contesti con alcune persone, secondo me bisogna esserlo, perché se no qualcuno può capire una cosa per fermiamoci un'altra. Fermiamoci un secondo. SMS per la nostra Valentina. Francesco, buonasera, bellissima trasmissione, tu sei veramente bravissimo. Grazie, questa è la nostra Vincenza Monti che ci segue.